Buongiorno, sono Alessandro Marconi, Pips Fishing. È un po' che non faccio registrazioni di analisi, ora riprendo. Siamo al 26 di ottobre, mercoledì alle ore 8:30. Faccio un'analisi dei grafici daily e con un nuovo metodo, ora ve lo faccio vedere. Prima leggiamo un attimo il disclaimer. Le video analisi di Alessandro Marconi hanno carattere puramente informativo e non rappresentano né un'offerta né una sollecitazione a effettuare alcuna operazione di acquisto o vendita di strumenti finanziari, eccetera, eccetera. Dai, andiamo subito al grafico. Questo è il nuovo template che sto utilizzando un po' per tutto. Cambio il time frame, qui è a time frame giornaliero, quindi la candela presente, la candela praticamente ultima, scusate, la candela ultima sarebbe quella in costruzione, però facciamo finta che non ci sia, tanto come grafico daily conta l'andamento, ecco, delle altre. Ho lasciato i livelli di supporto e resistenze, qui schermo automatico. Poi ho messo il canale che segue gli eccessi di volatilità, vedete qui, e poi ho un indicatore di inversione di direzione, basato sullo zigzag chiaramente, però vedo che è calato piuttosto bene e ci ho messo un po' a metterlo a punto e così mi soddisfa. E poi sotto l'immancabile RSI a 8 periodi compreso nelle bande di Bollinger, che veramente mi ha fatto abbastanza svoltare i risultati. E andiamo a togliamo la webcam, ok? E partiamo. Questo è euro-dollaro, vedete che siamo in un chiaro trend discendente, però attenzione perché qua, mentre prima faceva sempre minimi decrescenti e massimi uguali, seguiva questo canale, ora c'è un po' una novità che diciamo almeno che la discesa sia interrotta. Mettiamo al limite due righe che non sono automaticamente indicate, mettiamo questa che sorregge il prezzo e mettiamo anche questa qua. Vedete che si appoggia qua e praticamente fa da area di scambio, è quella più recente in pratica. Si sta parlando di area 0,98 e 85. Quasi, scusate, 0,99. E fra l'altro vedete che ieri, se quelli che voi di voi erano davanti al grafico ieri, hanno potuto vedere che è stata una giornata, specialmente nel pomeriggio, estremamente rialzista per euro-dollaro, in quanto il dollaro si è un po' indebolito rispetto a tutte le altre valute. Quindi qui vediamo, perché se parte veramente un'inversione di trend di strada, come vedete, ne ha moltissima, no? Molta, moltissima da fare. Guardate qua dove siamo, sarebbe un buon punto di presa di qualche operazione per accompagnarlo al rialzo. Naturalmente size misurate, perché potrebbe anche di qua proprio oggi magari sentire questo doppio massimo e riscendere. Poi domani ci sono i dati europei, per cui attenzione, giovedì è una giornata, questa settimana è la più importante per l'euro e anche per altri scenari, quindi però attualmente se rompe specialmente in giornata quest'area qui sembra veramente intenzionato a fare qualche onda al rialzo. Andiamo su EURGBP, questo è praticamente intradabile, vedete anche gli ultimi giorni come sono, quindi io
lo lascerei stare, oltretutto vedete che l'RSI è piatto come il grafico, quindi lasciamo perdere. Euro-yen è un pochino più dinamico, un pochino più regolare, chiaramente è fuori dalla banda superiore come in questo caso, quindi c'è da aspettarsi prima o poi un ritorno all'interno o perlomeno che magari vada in laterale per un po' di tempo e la banda piano piano risalga e inglobi le candele. Per ora siamo in una fase piuttosto rialzista, chiaramente rialzista, però per l'operatività, visto che anche l'RSI non è sul bordo superiore o fuori della banda di Bollinger che lo contiene, io qui mi aspetto un altro po' di salita fuori dal bordo superiore e quindi però non opererei a livello di cercare inversioni, perché forse ci sarà un assorbimento, però in questa fase ha ancora forza, vedete anche l'RSI che sale, cioè i minimi crescenti e i massimi uguali, quindi siamo in fase ancora di salita. Eurocad, discorso simile a Euro Yen, siamo in test di rottura di questi massimi, vedete dove ora praticamente è il prezzo e anche qua comunque l'RSI non è a un eccesso come qua o come qua, per cui c'è ancora spazio per salire e anche qua vale un po' il discorso generale fatto su euro-dollaro che potrebbe l'euro veramente iniziare una nuova fase della sua carriera, diciamo così. Mettiamo qua la banda di prezzo, la fascia di prezzo, mettiamoci un bel rettangolo per ricordarcelo, magari facciamolo non blu che sembra un supporto, mettiamolo di un altro colorino neutro tipo questo. Cosa ho fatto? Ah, ho preso la linea, scusate. Non c'è problemi. Eh sì, certe volte a prendere. Allora, che lo dico io cosa faccio? Cerco qua il box che dovrebbe essere rettangolo. Eccolo qua, rettangolo. Eccolo qua. Ora, oh, vedete come lo consiglio? Cambiato il colore, ok, quindi siamo sopra a questa fascia di prezzo di inversione di ruolo e siamo chiaramente anche qui a rialzo. Andiamo avanti. Euro AUD chiaramente. Ecco qui c'è già un segnale un pochino più interessante di inversione. Ha già fatto il tentativo di salire sopra il livello, l'ultimo massimo, ma è stato buttato giù da ben 1, 2, 3, 4, 5 candele, ci ha riprovato e questa è la seconda candela che lo vuol riportare almeno a questo livello qua, direi. Io direi questo livello qua. Intanto, che senza volere corrisponde esattamente a questa punta, quindi confermo che Euro-AUD, quello che vedo è che vuole fare almeno una correzione, non dico inverca completamente, ma una correzione dopo questa po' di salita. Qui sarebbe il caso di tracciarci un attimo il mio amico Fibonacci. Però ci mancano i livelli intermedi, quelli che di default non ci sono, per cui non ha molta valenza. Qui ci manca il 76,4 ad esempio. Vabbè, poi se ne riparla. Dunque, scusate, faccio coloro un pochino più diverso i livelli. Ok,
E ora siamo più o meno anzi, un po' qui più o meno c'è il 76,4 dove avevo messo la linea orizzontale. Per cui è una conferma che almeno qua ci dovrebbe arrivare. Poi casomai poi completo i livelli mancanti e ve lo rifaccio vedere nella prossima analisi. Questo lo lascio. GBP/USD, anche qua situazione simile a Euro-dollaro dopo una lunga discesa lunghissima, insomma, abbastanza lunga, è sceso più l'euro-dollaro, mi sembra. Vabbè, comunque siamo al tentativo di superamento dell'ultimo massimo relativo che ha fatto da area di scambio di ruolo importante. Quindi anche qua, se veramente si sfonda, potrebbe essere finita la fase di discesa anche del cable GBP yen. Poi c'ha il governo nuovo, cioè il primo ministro nuovo, la Gran Bretagna, quindi potrebbe anche aiutare la sterlina a riprendersi. Qui stesso discorso, GBP yen debole, quindi la sterlina sta cercando di recuperare dopo questa lunga fase di lateralità. GBPCHF, stesso discorso, più o meno sono simili i grafici, hanno tutti la stessa dinamica. GBP CAD uguale, spiaccicato, guardate, proprio sembra che tutti, anche i cambi e i cross più che altro con la sterlina, siano in recupero da parte della sterlina. Andiamo ora su USDJPY, che è importante. Anche qua si viene da un lunghissima salita. Qui il canale è un pochino strettino rispetto al reale, perché andava messo un pochino sotto il bordo, però tant'è. Ah, questo devo sempre togliere la proiezione, il raggio, si chiama raggio, e magari lo metto colorato di azzurro perché è un supporto. Ok, e qui però sembra a livello almeno di questa settimana, questo è mercoledì, questo è martedì, questo è lunedì. Lunedì c'è stato un tentativo di riprenda rialzo, però il giorno dopo, cioè ieri, è stato quasi azzerato il movimento di lunedì. Ora ha fatto una candelina, una puntina, un'ombrina sopra che ha assorbito il tentativo di rialzo, quindi vediamo se ha la forza almeno di fare una bella correzione e tornare almeno sulla linea qui mediana del canale. Questa è la linea mediana del canale e questa invece è la linea importante di minimo tracciato ora da me. Però intanto vediamo di far arrivare questo prezzo alla linea mediana, che è il primo punto di rimbalzo eventuale. Anche l'RSI è orientata a ribasso. Andiamo su USDCHF, che se euro USD sale, USDCHF a regola scende. E infatti mettiamo anche qui una linea di riferimento che non ha disegnato l'indicatore, che disegna solo quelle più importanti, che sarebbe quest'area. E vediamo, mettiamola su questi livelli di chiusure. Anche qua, se rompe questa area oggi di supporto, chiara area di supporto, dovrebbe arrivare almeno, vediamo un po' se disegno una trend line sensata. Io la disegnerei qua. Io la disegnerei per prudenza, la segnerei qua. Mettiamo un pochino più di spessore. Io la disegnerei almeno, potrei anche piegarla un pochino e farla su questo
su questa punta, no, andrebbe bene uguale. Ecco, io la disegnerei almeno così, quindi dovrebbe arrivare che è l'intersezione di questo livello orizzontale con questa crank line obliqua. Quindi confermo che almeno a questo livello di 0, 98,50 ci dovrebbe arrivare anche velocemente. USB card, stesso discorso di USB CHF, enfasi di rottura della base di questa congestione, e anche questa per ora miriamo ad arrivare alla mediana sotto e alla rottura anche di questo minimo, che confermerebbe la volontà di invertire almeno momentaneamente la fase di salita ed interrompere la fase di salita. Audi USD, qui siamo, essendo il dollaro americano debole, anche qua stesso discorso di euro-dollaro, sono abbastanza simili, e anche qua c'è il tentativo di reagire alla discesa, di terminare la discesa e iniziare magari degli swing a rialzo. Qui però attenzione a entrare, perché siamo già fuori della banda superiore, per cui l'impulso potrebbe terminare a breve, diciamo in giornata, non dico fra 10 minuti, ma magari oggi fare questa bella candela anche più lunga, però poi domani fare un po' di correzione per far rientrare l'RSI dentro il bordo. Comunque anche qua bisognerebbe, secondo quello che ci dice il grafico, cercare solamente movimenti a rialzo. Andiamo agli ultimi due: il petrolio è totalmente laterale. Oggi ci sono i dati delle scorte, però qui tendenzialmente è a ribasso, perché i minimi sono a ribasso. Poi c'è questo tentativo di reazione, però io qui non ci lavorerei, perché poi siamo anche in un punto di supporto che sta proprio assorbendo i movimenti del prezzo. Invece l'oro dovrebbe essere interessante, perché spesso va un po' di pari passo, è collegato direttamente con euro-dollaro. E vedete che anche oggi, dopo questo doppio minimo, bel doppio minimo, alla reazione che mi aspetto, perché anche l'oro, guardate da dove viene, ha fatto dei belli swing, e ora cerca almeno di riprendersi l'area superiore del canale, oppure inserisci linee, trend line, e facciamo un disegnino. Così, dov'è? Mi sembra che qua sia il massimo, sì. Quindi diciamo prudentemente che per adesso aspettiamo che arrivi in area 1700. Vediamo di metterci una linea orizzontale. 1700. Ok, perfetto. Qui c'è l'intersezione e ci dovrebbe arrivare a livello di 1700, poi vediamo da lì cosa fa. Vedete che anche l'RSI è più o meno alla metà, quindi ha tutto lo spazio per salire. Quindi qui confermo la visione long. Finiamo con Bitcoin, che è laterale, ma ieri sera, seguendo la debolezza del dollaro americano, ha fatto una bella reazione, anche se l'ombra è un po' grandina, e oggi vedete che sta facendo praticamente per adesso una doji, neanche una ripartenza chiara dalla chiusura di ieri, per cui Bitcoin è un po' pericoloso ancora lavorarci, perché non è ancora fuori da quest'area di congestione. Però c'è, ecco, di buono, ho visto stamani che almeno ha superato i 20.000, e vediamo se riesce a chiudere anche oggi e nei prossimi giorni sopra i 20.000, perché
non si schiogava dai 19.000 circa, era veramente uno strazio. Eccoli qua, i 20.000. Per finire vi do un'occhiatina anche al DAX a 4, anzi è daily, no, io voglio mettere a 4 ore. Il DAX a 4 ore è in chiara fase di salita, di spinta, e per cui qui siamo proprio sul borgo superiore, però vedete che a livello di RSI non siamo al limite, quindi la giornata di oggi può essere tranquillamente ancora rialzista. Ok, ho finito e veloce analisi e vi do appuntamento alla prossima e vi auguro a tutti buon trading e buona giornata da Alessandro Pips Fishing. Ciao.